è talmente preoccupante e ha generato poi una ricaduta devastante sul resto dei colleghi, perché io mi sono ritrovato con un collegio docenti totalmente assente, amorfo, succube di questi cinque famigerati personaggi che facevano il bello e il cattivo tempo. Di questi cinque però va detto che erano due poi quelli che facevano il bello e il cattivo tempo, con la totale ovviamente benedizione di questa dirigente scolastica, che oltre a distribuire loro questa cospicua somma, ovviamente si avvaleva di tutte le possibili porcate e angherie che questi signori poi andavano dicendo ai colleghi. Gli esempi potrei farne a bizzeffe, ma tanto per, in estrema sintesi, alcuni sono eclatanti, tipo supplenze assegnate così seduta stante al collega, per cui la vicepresidente andava al collega: tu adesso hai la classe, come diceva Piero prima, ti becchi altri 30 perché non è arrivato Pinco Pallino e quindi lo sostituisci. Di fronte a queste angherie ovviamente la mia reazione è stata furibonda ed è iniziata una lotta corpo a corpo, di cui ovviamente io, che ho le spalle larghe, sono vecchio e sono uno dei vecchi fondatori Ecopas, quindi voglio dire, queste cose le ho vissute tante volte sulla mia pelle, quindi non mi spavento, ma ho visto serpeggiare il terrore, cioè il terrore. Non c'era nessuno che osava alzarsi in collegio docenti per dire la sua, perché appena dicevi una qualche sillaba che andava contro il pensiero unico della dirigente, venivi asfaltato e ti si faceva terra bruciata da lì in poi anche nel tuo quotidiano, per cui avevi la insopportabile cappa che ti si proiettava sulla testa giorno per giorno, ed era per questo motivo che poi nasceva il sentimento di alcune persone io qua devo cercare di spangarla, cercando di passare insomma tra le rapide in maniera indolore, cercando di non farmi troppo male contro gli scogli. Un po' era questa in estrema sintesi la situazione. Quindi la buona scuola in realtà esiste già, e allora io sono d'accordo con l'analisi che faceva Piero quando prima diceva: noi possiamo combattere il decreto, ma abbiamo poi da combattere invece contro noi stessi, contro la situazione che noi stessi ci troviamo spesso ad avallare, e contro il fatto che molta parte della categoria è anche ormai fagocitata da questa filosofia che però porta ad una situazione che sarà la precarizzazione totale. Quando prima si diceva precari tutti, lo slogan vero sarà precari tutti. Per cui io mi rivolgo principalmente nei miei sermoni a scuola verso i miei colleghi di ruolo, dicendogli: guardate ragazzi, che qui voi vi siete fatti veramente un'illusione, pensate che il problema riguardi il precariato, ma qui precari saremo tutti, perché se saremo invisi al dirigente scolastico, il rischio serio è quello della ghettizzazione. Io mi sono trovato con situazioni di mobbing, con situazioni in cui mi venivano assegnate le situazioni peggiori per cercare di farmi andare via, cioè l'obiettivo della presa era quello di cacciarmi via, e siccome non poteva farlo, perché essendo insegnante di ruolo e quindi avendo un po' di anni sulle spalle, non poteva farlo, però faceva di tutto per crearmi una situazione tale per cui io dicessi: vabbè preside, sa che c'è, quest'anno faccio la domanda di trasferimento perché qua non ce ne può più. Ecco, era questo il suo obiettivo, e allora di questi obiettivi da perseguire il preside, se vuole, ne può mettere in campo quanti ne vuole. Allora, capire che la precarizzazione del mondo del lavoro, che ha ormai devastato qualsiasi lavoratore salariato, colpisce anche i lavoratori tra virgolette intellettuali, ossia i lavoratori come noi, capire questa semplice evidenza, secondo me, prima lo capiamo e prima lo facciamo capire a tutti i nostri colleghi, anche a quelli che pensano di essere in una botte di ferro, e prima
ne magari riusciremo a mettere in piedi anche una forma di resistenza e ci vaccineremo con qualche anticorpo in più. Detto questo, noi sicuramente a Torino organizzeremo una manifestazione in coincidenza con lo sciopero generale. La data appunto adesso sarà è tutta in forse, c'è questa ipotesi del 5. Non dovesse esserci questa ipotesi del 5, sicuramente noi comunque quella, la data del 12 la manterremo, e quindi da questo punto di vista noi qui a Torino ci impegniamo in ogni caso a non lasciare la piazza ad altre situazioni o lasciarla addirittura vuota. Quindi da questo punto di vista voglio lanciare questa idea in maniera tale che cominciamo a ragionarci, a riflettere e a diffonderlo anche nelle varie sedi in cui tutti quanti lavoriamo. Quindi questa è una delle prime battute. Sicuramente però dobbiamo essere molto, molto tenaci, perché il disegno complessivo di demolizione della scuola, il disegno complessivo di demolizione della nostra stabilità, anche di quelli che si considerano appunto più stabili, è un disegno che ha gambe lunghe. Quindi da questo punto di vista, chi pensa di essere al riparo se lo tolga dalla testa e cominci a pensare di essere un precario come tutti gli altri. Solo in questo modo, cioè mettendosi in questa logica, possiamo cercare di capire che cosa sta succedendo e che cosa succederà nei prossimi anni. C'è un'immagine a me che viene in mente, a volte io la cito così anche a dei miei colleghi, quelli proprio più refrattari, gli dico: ma ti ricordi il film di Peter Weir, quel film che si intitola L'attimo fuggente, dove a un certo punto, capitano, mio capitano, il professore viene cacciato perché non è in sintonia con le linee educative dell'istituto? Bene, allora guarda che quello è il tuo futuro. Così è un precario, Giuseppe. Buongiorno a tutti. No, io intervengo chiaramente, non sono un precario come è suggerito. Chiamandomi, però penso che sulla questione precari sia già stato detto dal punto di vista tecnico e da quello che questo DDL offre a noi precari, anche se io sono nella gara. No, io volevo in qualche maniera accennare al discorso che Piero aveva fatto, che come dire, mi colpisce sempre, perché poi è quello che penso, quindi lo ringrazio di aver usato anche questo tipo di argomentazioni sul fatto della categoria, cioè di non vedere soltanto al nemico ma vedere anche alle nostre mancanze, al nostro atteggiamento che in qualche maniera facilita certi processi, certe politiche, e che quindi il porre il punto sulla scarsa combattività, sulla assuefazione a certi processi, sulla assecondare per interesse, per pigrizia, per paura determinate situazioni che ci hanno portato fino adesso è una, purtroppo, una sacrosanta verità. Però per fortuna non è solo questo, nel senso che al fianco dei sindacati di base che si mobilitano in maniera forse a volte un po', come dire, a macchia di leopardo, estemporanea, con flussi, comunque anche c'è ancora una parte di lavoratori, di insegnanti precari e non, che in qualche maniera spontaneamente cercano di non abbassare la testa e di reagire. E anche a Torino devo dire che questa cosa sta succedendo. Infatti, per questo il mio intervento è più che altro informativo, da qualche settimana a Torino è nato un coordinamento contro la buona scuola,
un coordinamento che si è riunito la prima volta in Cavallerizza e ha cominciato a analizzare il DDL, un coordinamento formato da varie anime, ci sono i COBAS, c'è i rappresentanti di altri sindacati di base, l'USB, la CUB, ci sono i precari di seconda fascia, ci siamo alcuni di noi delle GAE, ci sono insegnanti di ruolo. E quindi penso che al fianco della lotta e delle iniziative dei sindacati di base, perché condivido anche la valutazione sui confederali, che in qualche maniera ricordiamo tutti che il più grande sciopero, la più grande manifestazione che c'è stata nel 2008 contro Italia e Gelmini, poi il pomeriggio i rappresentanti CISL e UIL andarono dal ministero a firmare quella legge che stavano contestando al momento. Quindi è bene che si mobilitano, però se non c'è la pressione dal basso, se non c'è la mobilitazione costante da parte nostra, in qualche maniera il rischio della fregatura c'è sempre. E il coordinamento di Torino già da queste settimane, in qualche maniera a fianco a questi soggetti sindacali, si sta mobilitando. Abbiamo fatto dei presidi, due presidi sotto la RAI, un presidio sotto la sede del PD, e chiaramente chiediamo che in qualche maniera si ingrossi e ci sia partecipazione. Noi come prossime iniziative il 23 parteciperemo con uno spezzone della scuola alla fiaccolata per la liberazione, e poi il 27 a Palazzo Nuovo alle 17, però adesso che l'hanno chiuso non so, probabilmente se la riapriranno sarà confermata a Palazzo Nuovo, se no probabilmente si sceglierà ancora la Cavallerizza come sede che ci ospita, magari poi Pino vi farà sapere. Ci sarà un'assemblea per a questo punto preparare bene lo sciopero del 5 e anche una giornata dell'orgoglio della scuola che è stato lanciato da alcune realtà torinesi. Quindi questo non proprio per dire, cerchiamo nelle nostre forme con i sindacati, ma anche nelle scuole, voglio dire anche nella mia scuola domani stiamo preparando una mozione e stiamo con l'idea, anche su stimolo dell'assemblea sindacale a cui ho partecipato Pino, di iniziare anche dentro le scuole a fare delle iniziative in vista degli scioperi. Quindi in qualche maniera, se riusciamo a mobilitarci dentro le scuole e fuori con tutte le realtà che stanno nascendo anche dal basso, sicuramente qualcosa può cambiare, perché appunto affidarsi semplicemente al momento dello sciopero senza fare una lotta costante, rischiamo comunque di non ottenere risultati. Quindi rinnovo l'invito il 23 alla fiaccolata di fare questo spezzone della scuola, e il 27 alle 17 a Palazzo Nuovo in Cavallerizza sapremo un'assemblea per preparare le iniziative e supportare le iniziative dei dissidenti. 23 alle 20. Grazie. Sono dimenticato di dirlo, scusate, una cosa tecnica. Per le elezioni del 28, siccome su sollecitazione anche di una collega, verificate che i presidi e le commissioni elettorali facciano quello che devono fare, ossia allestiscano i seggi e facciano tutta la procedura, perché guardate che anche su questo, se uno non vigila, ci sono quelli che fanno i furbi, per cui si svegliano. Io ho visto le appunto belle addormentate che dicono: ah, ma davvero il 28 bisogna allestire il seggio? Ecco, attenzione, perché nelle rispettive scuole non ci siano belle addormentate che fanno i furbi e che quindi boicottino in qualche modo le elezioni. C'è qualcuno che vuole intervenire? Magari anche porre delle domande, non so. Ah, è una carivalta, sì. Non mi prende la pistola. Alto. Perché sei ancora precario? Da anni si parla di precarizzazione della scuola. Quello che magari non tutti sanno è che questa idea di scuola, questo progetto di scuola, è stato pensato e voluto dalla Confindustria.
qui ho un documento che tra l'altro è una sintesi, non è anche datato 1998, le proposte della Confindustria sulla scuola. È quella che ha fatto poi lo sciopero del 2000, quello che c'è. E leggo i punti, perché i punti, non tutto il documento, eh. Allora, per esempio, per i capi di istituto, dirigenti, master specialistici e selezione dei migliori. Poi vado avanti, leggo solo: un'autorità esterna al Ministero della Pubblica Istruzione per valutare l'effettiva acquisizione delle competenze di base alla fine di ogni ciclo. Quello che poi, una legge sulla parità tra scuole statali e non statali, poi più avanti dice sgravi fiscali per le famiglie che scelgono scuole non statali. Queste, come vedete, sono cose che sono state fatte. Il superamento della vecchia logica contrattuale, ci sono tutti i punti, insomma. Quindi i nostri interlocutori sono chiaramente politici, ma quello che dobbiamo avere in mente è che questa idea di scuola non nasce dalla politica. Questo documento non l'ha scritto Renzi né Berlusconi. No, si è parlato della proposta di legge Preta, c'è molto della proposta di legge Preta, ma fare il politico oggi è un mestiere facilissimo, perché è già tutto scritto, indipendentemente che sia destra, sinistra, ce l'hanno già tutto scritto. E documenti di questo genere valgono per la scuola, valgono per il lavoro, valgono per le pensioni, hanno già tutto scritto, è un modello di società già scritto. E io vorrei essere ottimista come Piero, però non riesco ad esserlo, perché l'arroganza della politica è diventata tale, insomma, francamente penso che questa riforma passerà con qualche modifica, perché loro sono persone democratiche, quindi cambiando qualche virgola qui e lì passerà. La mia domanda è: cosa facciamo dopo? È vero che non dobbiamo dare una risposta adesso, ma è vero che secondo me dobbiamo pensarci. Che facciamo? Ci adagiamo o ci incazziamo ancora di più? Perché il modello di società che ci vogliono proporre è questo, ma lo è da anni, non da oggi. Al discorso di Tony, anche per quanto riguarda la mia scuola succede la stessa identica cosa, quando c'è un collegio dei docenti, anche se comunque si ha modo di parlare, di comunicare anche tramite email con i docenti e far capire un po' la realtà, no? Arriva il momento del collegio dei docenti dove bisogna comunque prendere delle iniziative e portare avanti i propri ideali e nessuno si smuove. E fortunatamente l'ultimo collegio dei docenti che abbiamo fatto, che l'argomento principale era la votazione del nucleo di valutazione, tutto sommato per quanto mi riguarda è stata una vittoria, perché, cosa strana, ho avuto l'appoggio delle figure strumentali e dei coordinatori di interclasse, perciò siamo arrivati a non votare il nucleo di valutazione e la dirigente può affermare che avrebbe fatto da sola questa valutazione, anche se poi sappiamo benissimo che non lo farà da sola. Però già comunque per quanto mi riguarda, essendo da sola a fare questa lotta, è stata una vittoria. Poi per il resto comunque è da circa 8 anni che cerco di fare un po' di diciamo pressione anche io, perché ho pressione e a mia volta faccio anche io pressione sui colleghi, non lo nego, ma per le cose giuste. Volevo solo accennare dirvi una cosa. Quest'anno la mia scuola, no, i docenti, la maggior parte dei docenti non erano d'accordo ad ospitare una manifestazione, ad essere scuola come diciamo ospitante di una manifestazione. Non so se qualcuno di voi conosce Liberi in Barriera.
Ebbene, questo è un progetto organizzato dal Comune di Torino, c'è una scuola che ospita questa manifestazione, questo progetto, e poi diverse scuole si accodano. Per preparare questa manifestazione bisogna lavorare parecchio, dare ore e ore e ore non riconosciute. Quest'anno i miei colleghi erano decisi a non accettare questa proposta. Ebbene, alcuni docenti hanno detto vabbè, lo facciamo noi, vediamo se ci può essere riconosciuto qualcosa con il fondo d'istituto, e le altre insegnanti, tutti i docenti non verranno coinvolti. Si sono trovati alle strette e hanno preteso che colleghi che non avevano inizialmente dato la disponibilità collaborassero a questo lavoro. E vi dico che sono arrivati persino a dire apertamente, nonostante la non disponibilità data dagli insegnanti, perché non viene riconosciuto nulla, se no ai colleghi che hanno deciso di partecipare. Chiaramente hanno detto, una delle figure strumentali ha detto, bene, io farò una relazione e in questa relazione scriverò tutte le insegnanti che mi hanno aiutato e tutte le insegnanti che si sono rifiutate, e la presenterò al dirigente. Allora, questo cosa sta a significare? Allora, chi ha le spalle larghe? Allora può prendere posizione dicendo, beh, io non ho dato la disponibilità, io come insegnante le mie ore le ho svolte facendo didattica, non abbellendo la scuola, perché oggi arrivava l'assessore, arrivavano non so quanti dirigenti della zona barriera di Torino, eccetera. Perché vi dirò di più, sono andati giovedì prima di Pasqua ad imbiancare la scuola, questi insegnanti si sono messi con l'aspiratore a pulire le palestre il venerdì. Allora, questo cosa sta a significare? Mi hanno detto persino che io non posso attaccare un lavoro fatto da un bambino perché è poco perfetto, ma dove c'è scritto, io sono in una scuola primaria dove qualsiasi cosa che viene fatto da un bambino viene apprezzata ed è bella, ed è bella. Allora, chi viene, ho detto, chi si presenta il giorno dell'inaugurazione ed entra in questa scuola e vede un disegno fatto, non voglio dire poco perfetto, fatto male, ritagliato male, colorato male, perché per quanto mi riguarda tutto quello che fanno i bambini, perché è fatto da loro, è fatto bene. Si può dare un suggerimento, si può migliorare quello che già sanno fare. E mi hanno detto no, perché la scuola deve apparire bella. Ho detto bene, voi sarete quelli che sicuramente prenderanno il bonus di Renzi, si sono offesi, no? Perché ho detto, qualsiasi cosa che viene appeso da un bambino e chi entra in questa scuola e vede un disegno fatto da un bambino dirà che bella cosa, ma chi entra in questa scuola e vede una coccarda perfetta, la perfezione in quella coccarda perché l'ha fatta la maestra, cosa dirà? Brava la maestra, eh? E invece di far vedere le pareti sporche, il soffitto, l'intonaco che sta per cadere, no, io sono andata una settimana prima, mi sono messa lì, l'ho ripulita, ma brave, invece di far notare le condizioni della scuola, andiamo e mettiamo tutto a posto. Perciò non lo so, finché la maggioranza, perché io posso dire che nella mia scuola una buona maggioranza di colleghi la pensa in questo modo, perciò siamo noi stessi. Poi quello che viene dietro non ci dà di certo una mano, ma finché abbiamo colleghi che la pensano così, io non so, questa lotta come può andare avanti. Grazie. Angela, prima, Renzi ha già pensato, nel senso che nella valutazione, nei criteri oggettivi della valorizzazione del merito del personale docente, l'articolo 11 del decreto recita così, cioè il dirigente scolastico, sentito il consiglio di istituto, assegna annualmente la somma al personale docente di cui il comma 1, quindi quello dell'organico dell'autonomia, sulla base della valutazione dell'attività didattica in ragione dei risultati ottenuti in termini di qualità dell'insegnamento,
di rendimento scolastico degli alunni e degli studenti, di progettualità delle metodologie didattiche utilizzata, di innovatività e di contributo al miglioramento complessivo della scuola. Quindi se i tuoi colleghi giustamente dipingono la scuola, migliorano, diciamo, la scuola, e quindi saranno probabilmente premiati. Quindi capite, questi sono i criteri oggettivi che utilizzeranno i dirigenti scolastici per valutare i docenti. Dico un'ultima cosa, poi darò la parola a Anna, così chiudiamo, che è significativo questo. Chi c'è? Ah, c'è lui, poi lo faccio parlare, sì. Il Attilio Oliva, che è il presidente della Fondazione 3L, su cui, diciamo, che ha collaborato, diciamo, con la stesura anche di questo testo, nel 2005 diceva che i docenti hanno il maggior potere con il collegio dei docenti, perché la scuola oggi è didattica, non è altro che didattica. Non si può scegliere, il dirigente non può scegliere gli insegnanti, non può decidere l'organico, cioè non può fare le cose essenziali di una scuola autonoma, per cui si parla solo di didattica, e la didattica la fanno i docenti, e il dirigente serve dove si approva. Quindi capite bene che questo disegno ricalca effettivamente quello che Attilio Oliva pensava già nel 2005, basta con la didattica, la scuola autonoma non deve dire didattica, ma deve va messa sul mercato, come anche il grande Ferdinando Dornato in quest'ultimo tempo dice. Anna, poi no, il collega. No. Forse il collega, perché poi così le fa, scusa, non si colpisce. No, io volevo solo far presente, non sono stato uno di quei vicari che pigliava 30.000 euro col FIS all'epoca, poi mi sono dimesso. Porto solo due esempi. Io ho fatto, per pura curiosità, non ho studiato l'esame da dirigente, cioè il primo coso, ed è stato interessante una domanda per capire che cosa si intende veramente la scuola. Una domanda diceva, mi ricordo, il dirigente scolastico deve privilegiare il rapporto con i docenti, personale ATA o DSGA, genitori o studenti. Io la risposta non ce l'ho, se non per il fatto che un dirigente scolastico, a mio parere, dovrebbe privilegiare tutte queste, ma questa era una delle risposte che, alla quale bisogna rispondere. Seconda cosa, quella scuola, primo maggio, per fortuna, primo maggio, cade un intonaco circa un metro per un metro. Io arrivo al mattino il 2 maggio e caduto sul banco, cioè poteva fare una tragedia. La preoccupazione della scuola, purtroppo non faccio colpa a nessuno, ma questa è la verità, abbiamo dovuto chiudere i reparti, la preoccupazione della scuola non era tanto cosa era successo, ma quello che questo poteva provocare, cioè che cosa poteva significare per la scuola in un momento in cui c'era scuola aperta, no? Quindi questo a sostegno di quanto si diceva, cioè qua il problema non è più che cosa sta succedendo, che le scuole ci crollano, ma il problema grosso è perdiamo gli iscritti. Sì. Questo è significativo. Il primo esempio, secondo me, di quello che dovrebbe essere una scuola, cioè una collaborazione, un'armonia fra queste parti, e che in qualità di vicario credo di aver cercato di svolgere proprio per cercare di coordinare questo aspetto. Abbiamo cambiato anche la scuola 3 preside negli ultimi anni, quindi è chiaro che questo era molto importante. È evidente che per il Ministero è un'altra cosa, perché una delle quattro risposte era quella giusta, l'altra era sbagliata. Non so sulla base di quale oggettività, ma era giusta. Non vi dico qual è, andate pure a guardare. La seconda cosa credo che sia significativa invece per quanto riguarda l'aspetto, proprio per quello che è la preoccupazione della scuola dell'autonomia, la concorrenza, la paura, e non diciamo così, evitiamo che la gente non si iscriva. Giuliana, passate a prendere i documenti. Voglio chiudere, adesso mi veniva un po' da sorridere, voglio chiudere con una nota lieve, che è una rivendicazione dei Comas, che io ritengo Comas. Allora,
solitamente dopo il mio intervento c'è stata una collega che mi ha detto però insomma mi avete fatto preoccupare e così. Ed è un po', diciamo, il leitmotiv a scuola quando noi Cobas raccontiamo delle cose. Allora, io rivendico una cosa da Cobas. I Cobas non sono tristi, sono molto, ma molto allegri perché sono liberi. Perché sono liberi di esprimere le proprie opinioni, perché quello che fanno lo fanno in maniera del tutto volontaria. E allora dico alla collega della scuola elementare, basta, non ci confrontiamo più con i colleghi delle funzioni strumentali, con dei ragionamenti che non vogliono sentire, che non vogliono seguire. Io ti suggerisco la prossima volta, come qualche volta sto facendo ultimamente, forse perché sono burnout, perdi il bon ton, dille, ci vediamo fuori dalla scuola.